ritorniamo a parlare della missione Rosetta e dell'Under File che ha cometato sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Sono arrivate le prime immagini e i primi dati che il rover è riuscito a inviare a Terra tramite la sonda madre. Quello che è stato trovato sono molecole prebiotiche, forti escursioni termiche e una struttura interna della cometa molto particolare. Le immagini che state vedendo si riferiscono alla discesa di file sulla cometa, una discesa che è durata 7 ore. Il rover ha continuato a inviare dati anche quando è rimbalzato sulla superficie ed è accometato in un posto diverso da quello prescelto, rimanendo però inclinato. E dopo 64 ore di attività il rover file è stato messo in ibernazione forzata, che però si è interrotta più di un mese fa. I dati raccolti rivelano la presenza di circa 10 composti a base di carbonio, oltre alla presenza di azoto. Alcuni di questi composti carboniosi sono l'isocianato di metile, l'acetone, la propionaldeide e l'acetammide, che non sono mai stati trovati su una cometa. Alcuni dei composti a base di carbonio che sono stati trovati, bisogna dirlo, sono molto interessanti, poiché sono elementi chiave della sintesi degli amminoacidi, degli zuccheri e delle basi azotate, cioè dei precursori della vita. Altre analisi hanno studiato i gas presenti nella chioma e in prossimità della superficie. Nella chioma della cometa e vicino alla superficie si è rinvenuta la presenza di vapore acqueo, ossido di carbonio e anidride carbonica con tracce di altri composti organici. Il trapano di costruzione italiana ha poi sondato la struttura interna del nucleo, rinvenendo dapprima uno strato polveroso e soffice di 3 cm, con al di sotto una crosta molto dura che il trapano non è riuscito a forare fino alla profondità prefissata. Infine ci sono pervenute anche le misure delle temperature che vanno dai meno 180 gradi centigradi ai meno 145, in corrispondenza del periodo di rotazione della cometa che è di circa 12 ore. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.